Prima di tutto, benvenuti a tutti, e grazie sempre al Centro Esperanto per invitarmi. È un posto speciale questo, e il fatto di essere parte di queste serate mi fa sempre molto molto piacere. In più, professore, rincara la dose facendomi sentire veramente piccolo ogni attributo che sceglie, descrivendomi che non sono veramente meritati. Grazie molte comunque. E quello che volevo mostrarvi di fatto è un tema che mi è caro, è molto molto caro, dalla prima volta che l'ho visto, c'è intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale, in questo caso qua, guardate, la prima opera d'arte che vi mostro, ve ne mostrerò poi un po' alla fine se rimane tempo, che è divertente perché chiaramente hanno ripreso la creazione di Adamo e giustamente abbiamo Dio dalla parte destra e la macchina dalla parte sinistra, in questo caso qua Dio chiaramente è un uomo, e dall'altra parte è rappresentato come di fatto anch'esso una specie di uomo perché ha le sembianze umane, questo braccio che sembra un essere umano, ma di fatto è una macchina. E ora, questo stud campo, il campo di studi dell'intelligenza artificiale, nasce grazie a diverse persone. Queste quattro persone qua rimangono nella storia perché di fatto, diciamo, hanno iniziato proprio, hanno dato il nome a questo campo di studio e hanno di fatto creato questa proposta di ricerca creata nel 1956, per l'estate del 1956, in cui si proponevano appunto di studiare l'intelligenza dell'uomo e vedere se si poteva tradurre in quello che da poco era stato un cambiamento di paradigma enorme, cioè i computer. E in particolare, questa è una parte interessante, qua dice la conjecto che ciu aspecto della lernado au ciu alia caracterizo della intelligentezo principe povas esti tiel precise prescrivita che gi estas simulebla per maschino. Questo quindi significa che era un po' un gioco che si attribuisce in genere a von Neumann, che diciamo è stato il primo a creare un matematico fantastico, che conosceva praticamente tutti gli ambiti della matematica, è uno degli ultimi con queste caratteristiche. È stato il primo a costruire un computer elettrico ed è infatti, non per altro, i computer odierni si chiamano computer con la struttura di von Neumann. Si diceva che quando qualcuno gli si avvicinava lo sfidava dicendogli: ah, questa caratteristica degli esseri umani non sarà mai riproducibile sulle macchine. Von Neumann diceva sempre: se lei mi spiega esattamente bene di quale caratteristica sta parlando, le assicuro che io posso riprodurla su un computer, in linea di principio. Di fatto, qual è il gioco in tutto questo? È che noi abbiamo una sensazione intuitiva di cosa sia la nostra intelligenza. La viviamo, ma non la sappiamo spiegare. Il fatto di non saperla spiegare ce la rende meravigliosa, ce la rende quasi divina. Ma ogni volta che scendiamo nel profondo e scendiamo nel dettaglio, riusciamo a trovare una maniera per riprodurla sulle macchine. Quindi ci sono due strade, diciamo, che si possono intravedere all'interno di tutti gli articoli prodotti nel campo dell'intelligenza artificiale. Di fatto sono la simbola dei sistemoi e la subsimbola dei sistemoi, quindi i sistemi simbolici e i sistemi sottosimbolici. I sistemi simbolici sono, diciamo, il primo ambito che è uscito fuori nell'intelligenza artificiale, anche perché la fine dell'Ottocento, l'inizio del Novecento, ha visto, diciamo, l'esplosione delle ricerche sulla logica formale. E quindi i sistemi simbolici erano i sistemi logici con cui si poteva iniziare a formalizzare la maniera con cui ragioniamo in maniera esplicita. Infatti, i sistemi simbolici riproducono il ragionamento. E il ragionamento è una forma esplicita di deduzione e induzione. Difatti, nella logica, deduzione e induzione hanno una definizione molto molto precisa e indicano appunto due sistemi di ragionamento che possono essere esplicitati. Cioè, io posso dire a voi: ah, guardate, io ho fatto questa deduzione, l'ho fatta in questa maniera qua. E un altro essere umano può guardare questa deduzione e capirla. Questa è una cosa stupenda del ragionamento. I sistemi sottosimbolici invece riproducono quello che di fatto genera la percezione. Cioè, quando noi guardiamo, sentiamo, tocchiamo, la percezione, i cinque sensi di fatto sono una forma di intelligenza che
che la percezione ed è rappresentato oggi dai sistemi sottosimbolici. Poi ne vedremo qualche esempio. Anche i sistemi sottosimbolici hanno due forme di ragionamento, sia di deduzione sia di induzione. Vedremo perché, perché questa forse può stupire qualcuno. Poi dopo vedremo il perché. Ora, partiamo dai sistemi simbolici. Parto da un esempio, che è un esempio che è straconosciuto questo, è l'esempio del sillogismo per eccellenza. Qui abbiamo due premesse. La prima premessa è Socrates estes homo, quindi Socrate è un uomo o fa parte della classe degli uomini. E la seconda premessa è ciò homo estes morti deva, cioè ogni uomo è mortale, cioè ogni uomo appartiene alla categoria degli esseri che muoiono. Ora, la cosa ovvia che si può fare, è molto diciamo, intuibile per gli esseri umani, è la seguente deduzione, cioè che Socrate è un uomo, Socrato estas morti deva. Ora, quello che vi voglio far vedere è come questa semplice deduzione si possa trasformare in un sistema simbolico. Ora, probabilmente questa roba qui l'avete già vista alle superiori e forse qualcuno di voi l'ha anche audiata alle superiori, ma si limiterà a due simboli, quindi non vi preoccupate. L'idea è che questa frase qua, che noi percepiamo intuitivamente, Socrato estes homo, può essere rappresentata attraverso un diagramma di Venn, che è un cerchio che rappresenta, diciamo, la totalità degli esseri che sono uomini. E all'interno c'è un punto che è Socrate. Questo diagramma vuol dire Socrate appartiene agli uomini, cioè è un uomo. Qui è simboleggiato invece in termini matematici, di logica formale, ed è solo un'altra maniera di dirlo. Vuol dire esse, che è un uomo, cioè Socrate, appartiene agli uomini. Vuol dire semplicemente quello. Ora, qui abbiamo la seconda premessa, cioè ciò homo estas morti deva, ogni uomo è mortale. Come possiamo vederlo in termini di diagrammi? Semplicemente questo vuol dire che le uniche cose che sappiamo è che gli uomini sicuramente sono un sottoinsieme di tutti gli esseri mortali, è una cosa che ci fa senso, no? Le piante sono mortali, gli animali sono mortali, gli uomini anche, di conseguenza l'insieme dei mortali è sicuramente più grande rispetto all'insieme degli uomini. E in termini matematici si dice così, questo vuol dire compreso, per quello c'è la C. Quindi l'insieme H degli uomini è compreso in quello M. Ora, se io vado avanti e indietro, la cosa che appare subito graficamente, che è molto intuitiva, è che Socrate di fatto è all'interno di un sistema che è all'interno di un altro sistema, e quindi la deduzione. Cioè, Socrate è sì parte dell'insieme degli uomini, ma anche parte dell'insieme dei mortali, e quindi io riesco a dedurre che Socrate appartiene agli uomini, uomini che sono compresi nell'insieme mortale, e quindi deduco che Socrate è mortale. Ora, niente di stupefacente. Ma immaginate di avere migliaia, milioni di queste affermazioni scritte in questa maniera formale. Un essere umano riesce a farlo in sistemi di questo tipo qua, i più, diciamo, allenati riescono a farlo con diverse decine di queste affermazioni, ma quando diventano migliaia, quando diventano milioni, di fatto non ci riusciamo più. I computer lo sanno fare perfettamente. E lo sanno fare la machine senza problemi. Ce la sanno fare senza problema. Adesso vediamo il contrario, l'induzione, che è una cosa divertente perché è una forma di generalizzazione e in cui abbiamo di fatto due premesse che sono parte delle tre affermazioni che abbiamo fatto prima, ma cambiamo delle premesse. Cioè non diciamo più ogni uomo è mortale, ma stiamo dicendo solo due cose. Socrato estes homo, quindi Socrate è sempre un uomo, quindi questa c'era anche prima. Seconda premessa, Socrato estes morti deva, quindi qui invece affermiamo quello che prima era la conseguenza, la deduzione. Stiamo dicendo Socrate è un uomo ed è mortale. Punto. Che cosa possiamo dedurre? Di fatto niente. Che cosa possiamo indurre? Ora, l'induzione fa esattamente questo. Dice, ciuo homo estas morti deva. Questa è una forma di induzione. Potevamo farla anche al contrario, ma questa è la forma, diciamo, che è un po' più intuitiva per noi. Che cosa sta facendo qua? Ci sta dicendo, se Socrate è un uomo, e Socrate è mortale, è facile che se io trovassi un altro uomo, potrei aspettarmi che questo altro uomo è mortale. Quindi sto prendendo un esempio solo di uomo e generalizzo. Senza sapere se Senza sapere se è vero. È valido da un punto di vista logico? No. Si può descrivere da un punto di vista logico? Sì. Ma non è valido da un punto di vista logico, perché posso trovare magari degli esempi in cui questa cosa non funziona.
Ad esempio, se l'affermazione invece di essere immortale fosse stato tipo a genitali maschili, chiaramente l'affermazione non si poteva, diciamo, estendere a tutta l'umanità. Però in questo caso qua funziona. Ora, da un punto di vista simbolico, esattamente come prima. La prima affermazione, abbiamo quindi l'insieme di tutti gli uomini e Socrate nel mezzo. La seconda affermazione invece era l'opposto di quello di prima. Cioè Socrate è mortale, quindi vuol dire che Socrate è questo puntino qua, che appartiene alla classe dei mortali. Ora, se faccio il giochino che abbiamo fatto prima, andare indietro e avanti, la cosa che appare molto intuitiva è esattamente quello che poi è il risultato di questa induzione. Cioè che ogni uomo è mortale. Ora, quello che volevo farvi vedere, che prima di tutto questa TUC resonadone estas logiche valida. Questo vuol dire che questo ragionamento non è valido logicamente, da un punto di vista logico. Cioè possono succedere situazioni, come vi ho detto, l'esempio che ho fatto prima dei genitali maschili, in cui questo ragionamento di fatto non vale. Però è la forma di ragionamento che abbiamo a disposizione. Quando dobbiamo generalizzare, e noi dobbiamo spesso generalizzare, questa è la cosa che facciamo. È fallibile? È fallibile. E abbiamo altre cose con cui poter ragionare? Non molte. Ora, quello che vi ho fatto vedere era per, diciamo, introdurre il discorso dei sistemi simbolici. Che cosa sono i sistemi simbolici? I sistemi simbolici sono delle strutture astratte che hanno due cose. Una sono aro da fisica e signoi, cioè un insieme da segni fisici. Fisici si intende materiali di qualsiasi tipo, potrebbero essere segni sulla pietra, potrebbero essere inchiostro su carta, potrebbe essere degli eventi magnetici sul nastro magnetico. Semplicemente sono simboli e quello che importa di loro è la loro forma. Dall'altra parte ci sono delle regole esplicite, la explicita irreguloi. Ora, nei sistemi simbolici quello che succede è che gli insiemi di simboli vengono manipolati da queste regole esplicite. Regole esplicite vuol dire semplicemente che io dico esattamente che cosa è, come deve essere fatto il segno iniziale e attraverso la regola come si trasforma questo segno. Non solo, le regole esplicite sono descritte a loro volta da segni. E guardate l'esempio che avevamo fatto prima. Cioè, questa struttura qua contiene un sacco di informazioni. Questi sono tutti simboli. E questi sono, diciamo, concatenazioni di simboli. E queste sono regole per partire da simboli e dedurre altri simboli. Ok? Ora, se fosse solo un giochino di manipolazione di simboli, non avrebbe molto senso. Qua si vede esattamente quello che ho appena accennato, il fatto che i simboli possono essere atomi, simboli, signoi, cioè sono simboli che non possono essere spezzati, oppure combinazioni di simboli. Ad esempio, questa è una combinazione di simboli, posso prenderla, spacchettarla e tirare fuori dei simboli, ma la H è un simbolo atomico, non posso spezzettarlo in niente. Ora, le regole esplicite, come ho detto prima, producono delle combinazioni di segni atomici che in genere vengono chiamate le stringhe. Stringhe, non so se avete mai sentito parlare di questa cosa qua, le stringhe sono di fatto concatenazioni di segni. E non solo, le regole si basano solo sulla forma dei segni, cioè non ha importanza che il segno che sto disegnando su pietra sia fatto effettivamente di pietra, non ha nessuna importanza quello. Ma ha importanza la forma che ha. Cioè l'unica maniera che io ho per distinguere tra due segni è di fatto vedere la loro forma. Ma come ho detto, se fosse solo un gioco di manipolazione di segni non avrebbe senso. Quello che deve avere un sistema simbolico per la sua definizione è il fatto di essere semantica e interpretabile. Cioè ogni oggetto che appartiene al sistema simbolico, cioè ogni simbolo, combinazione di simboli, deve poter essere semanticamente interpretabile. Cioè io, semanticamente interpretabile vuol dire questo, che io ad ogni simbolo che sia ben formato, vuol dire che sia scritto secondo delle regole sintattiche, posso associare qualcosa nella realtà, qualcosa che io posso indicare con una mano, posso denotare. Quindi la H è insieme a tutti gli uomini, che io posso mettermi lì a enunciare uno dopo l'altro, e S a sua volta è interpretabile come una persona in particolare, posso proprio indicarla. Quindi questo aspetto di interpretazione semantica è estremamente importante per tutti i sistemi simbolici. Ogni manipolazione che faccio, secondo le regole, se il sistema è coerente, mi deve produrre
un oggetto, una stringa, che deve essere interpretabile. Ora vi faccio un esempio che ho preso dalla mia famiglia, di una cosa un po' particolare che si può fare con questi sistemi. Allora, qua abbiamo un po' di persone. Joe, Roberto, Antonietta, Sandro, che sono io, Graziella e Anna. Ora, come vedete, ci sono delle frecce che indicano delle relazioni tra questi oggetti qua che sono esseri umani. Ad esempio, partiamo dal più alto, che è effettivamente mio nonno. Dice, Joe ha un figlio, non specificandone il sesso, che si chiama Roberto. E Roberto, a sua volta, è sposato con Antonietta. Ma sappiamo ancora un'altra cosa, che Roberto ha come figlio Sandro, e che Anna è sposata con Joe, e che Graziella ha come genitore Anna. Ora, la cosa interessante dei sistemi formali, dei sistemi simbolici, è che io posso utilizzare alcune proprietà di queste relazioni, che vi verranno subito intuitive appena ve le spiego, per dedurre delle cose. E queste sono le deduzioni che posso fare, se conosco chiaramente le proprietà di queste relazioni. Ad esempio, vediamone una. Se Roberto è sposato con Antonietta, ci sa che Antonietta sia sposata con Roberto. Quindi la relazione essere sposato con è simmetrica. Ora, Roberto ha come figlio Sandro. Di conseguenza mi posso aspettare che Sandro abbia come genitore Roberto. Ma non solo. Roberto e Antonietta sono sposati tra di loro. E in questa versione molto molto semplice della vita si può dedurre che Sandro ha come madre Antonietta, cioè come genitore anche Antonietta, che avrà chiaramente come figlio anche Sandro. E la stessa cosa per le altre cose. Quindi queste sono tutte le deduzioni che possiamo fare in questo sistema molto semplificato. Ora vi faccio vedere un'astrazione. E l'astrazione è questa cosa qua. Cioè io prendo le proprietà che abbiamo visto prima e ne enuncio alcune proprietà di queste proprietà. Cioè dico, ad esempio, essere sposato con questo Ge-e-zin-jin-ta-kun è simmetrica. Cioè quando io sono sposato con qualcuno, qualcuno è sposato con me. Lo stesso qualcuno è sposato con me. Havas gefilon. È chiaro che è il contrario di avere un genitore, cioè di havas gepatron. Quindi io posso specificare astrattamente che quando c'è questa proprietà qui da una persona A a una persona B, sicuramente la persona B avrà l'altra relazione con la persona A, che era quello che si vedeva ad esempio qui. Havas gefilon, havas gepatron. Lo stesso discorso si può fare per avere un genitore, che è il contrario di avere il figlio. E poi aggiungo un'altra regoletta, quella che mi ha permesso di fatto di capire che tra Antonietta e Sandro c'era una relazione di qualche tipo, nonostante che non c'era nessuna freccia che lo unisse originariamente. Cioè, le premesse non parlavano di una relazione tra Sandro e Antonietta. Cioè, se una persona X è sposata con Y e la stessa persona X ha anche un figlio Z, allora posso dedurre che la Y con cui era sposata la X ha come figlio lo stesso Z. Sicuramente almeno col figlio lì ce l'ha. Questa è una versione molto semplificata della realtà, come sapete. Però era solo per mostrarvi un esempio molto molto semplice di come addirittura questi sistemi qua sono molto molto potenti e attraverso delle relazioni molto stringenti ti permettono di dedurre un sacco di informazioni sul sistema. Informazioni che non c'era. No. E notate che io posso piano piano, immaginate che questi blob qui siano distaccati tra di loro, io posso aggiungere piano piano un'informazione e il sistema inizia a dedurre e mi aggiunge informazione finché praticamente mi dà informazioni su qualsiasi cosa. Questa viene chiamata ontologia, cioè questa maniera qua è molto semplificata, ho tolto alcune cose che di solito si mettono, ma di fatto l'essenza di quello che vedete qui viene chiamata ontologia. In termini formali, in termini informatici, è tutto quello che descrive le proprietà tra gli oggetti e le classi a cui questi oggetti appartengono. E infatti, l'ontologia cosa descrive? Concetti, infatti descriviamo i concetti, no? Le relazioni sono concetti a loro volta, che sono rappresentati da insiemi di oggetti. Cioè, un concetto è una classe, di fatto, è un insieme di qualche cosa, come prima erano gli uomini o le persone o gli esseri mortali. E questi insiemi di oggetti
vengono, diciamo, chi sono questi insieme di oggetti? Sono tutti gli oggetti di cui si può parlare all'interno di un dominio, di un discorso. Ad esempio, se parliamo di fisica, che è il campo da cui vengo io, tipicamente si può parlare di particelle, di forze tra le particelle, si può parlare, che ne so, dello spazio, del tempo, e quello è, sono tutti gli oggetti di cui si può parlare. E le classi sono semplicemente dei sottoinsiemi di tutto questo, di questo insieme dell'universo. Inoltre, i concetti hanno delle proprietà. Cioè, immaginatevi che, ad esempio, un uomo, che fa parte, cioè, anzi, la classe degli uomini, ha come proprietà l'altezza. Ogni uomo ha come proprietà l'altezza, differente l'una dall'altro, ma di fatto si può dire che ogni uomo si può attribuire un valore numerico che è la sua altezza. Ma in più, le classi tra di loro hanno delle proprietà. Ad esempio, la classe degli esseri mortali contiene la classe degli esseri umani, e quella è una proprietà. Mm-hmm. Ora, le proprietà a sua volta hanno delle proprietà. Cioè le relazioni, qua chiamate interrelati perché relazionano sempre due individui alla volta, o addirittura anche di più in alcuni sistemi più complessi, hanno a loro volta le proprietà. Ed era ad esempio quello che abbiamo descritto prima, la simmetria dell'essere sposato con è una proprietà di una relazione. Ora, qua io ne ho elencato alcune che si trovano facilmente nei giorni nostri in alcuni strumenti che servono proprio per creare queste ontologie, che sono ad esempio la simmetria che abbiamo visto prima, la riflessività ad esempio. Il fatto che una proprietà possa essere riflessiva vuol dire che, ad esempio, facciamo un esempio, vedere. Io posso vedere il professore, ma vedere è una proprietà che può essere riflessiva, nel senso che io posso vedere me stesso. Una volta che so che io posso vedere il professore, so automaticamente che posso vedere anche me stesso. Ok? E quindi io, quando costruisco un'ontologia, esattamente come ho fatto qui, descrivo le proprietà che ci sono tra le classi e le proprietà delle proprietà. Il fatto di essere simmetrico, il fatto di essere riflessivo, il fatto di avere dei contrari. E solo questo mi permette di dedurre un sacco di informazioni. Ora, un esempio che mi sta a cuore è questo qua. Questo è un esempio personale che deriva dal mio lavoro. Io mi occupo io sono professionalmente un data scientist, che è un termine che va di moda in questo periodo. Semplicemente cosa vuol dire? Che persone che hanno una formazione scientifica, che tipicamente vengono appunto da ambienti di formazione scientifica, che fanno analisi dati, e che nell'analisi dati cercano di metterci il principio scientifico, per cui bisogna verificare tutto, bisogna fare degli esperimenti e via dicendo. Ora, noi abbiamo a che fare con un sacco di dati molto eterogenei tra di loro. Io ho un gruppetto di pochissime persone, siamo in tre data scientist che lavorano insieme per analizzare un sacco di dati differenti. Talvolta capita dei mesi di lavorare su dei dati che derivano dalla telematica di qualche cosa, talvolta capita di lavorare su dei dati che derivano dalla meteorologia, talvolta capita di lavorare su un sacco di dati. Ora, piano piano, acquisiamo un sacco di informazioni. Appena mi danno un database nuovo con dei dati, io non so niente di quei dati. Poi ci guardo dentro, scopro che ci sono delle date, scopro un pochettino come il lavoro che fanno anche i professori come Pennacchietti. Cioè, ho tutta una possibilità di scoperte archeologiche a mia disposizione. Ho delle conoscenze, diciamo, da scolastiche, tipo come funziona la grammatica, scopro dei testi che trovo in giro e piano piano inizio a capire qualche cosa di questi testi e me l'annoto. Ora, visto che i dati sono tantissimi, noi spesso ci iniziamo a dimenticare le cose che scopriamo. Cioè, passa 2 mesi e io non mi ricordo più esattamente che cosa ho scoperto su quei dati. Lo chiedo al mio collega, magari il collega se lo ricorda, magari no, alcune cose sì, alcune cose no, un disastro. Allora, quello che utilizziamo noi è una Wikipedia. Wikipedia ha un motore che viene chiamato MediaWiki, che si può prendere e installare sul proprio computer. Ok? E questa roba qui è interessante perché avete a disposizione, noi ce l'abbiamo su un server, cioè su un computer che è accessibile da più persone contemporaneamente, e siamo in tre a scrivere su questa Wikipedia che annovera adesso, dopo un anno e mezzo, circa 423 articoli. In realtà ce ne sono migliaia, ma non tutti appaiono in questo conteggio. Ora, la cosa interessante qual è? È che noi scriviamo proprio informazioni. Ah, questo dato vuol dire quello, questa cosa qui, questo dato ci è stato spiegato in questa mail che voleva dire quest'altra cosa. E questo ci rimane come storico, che è accessibile a tutti i data scientists che lavorano su quel progetto.
Vedete l'apparenza è proprio Wikipedia. La cosa in più che abbiamo aggiunto è che si trova liberamente, è tutto open source questo, e tra l'altro gratuito, è il fatto di aggiungere un livello semantico che viene chiamato, il nome proprio è Semantic Media Wiki, è un'estensione di Media Wiki che permette di descrivere qualcosa in più. Voi vi ricordate che su Wikipedia ci sono le parole che sono blu. Le parole blu sapete tutti che sono dei link. Cioè sono dei link ad altre pagine di Wikipedia o a pagine esterne. Quando create un articolo di Wikipedia, basta che scrivete il nome di una pagina tra due parentesi quadre e lui automaticamente capisce che quello è un link a un'altra pagina. La cosa interessante però è che Semantic Media Wiki, cioè la Media Wiki semantico, permette di specificare qual è la relazione tra le due pagine che vengono linkate, cioè tra la pagina in cui che contiene il link e la pagina linkata. E qui ci sono alcuni esempi di queste relazioni. Ad esempio, questo è un oggetto che è un codice diagnostico, che viene chiamato Diagnostic Travel Code, e tutte le pagine o rosse, o scusate, tutte le parole o rosse o blu che vedete sono altre pagine del nostro wiki. Queste sono le relazioni che questo, diciamo, codice diagnostico ha con altre pagine, che noi abbiamo proprio descritto a mano, no? Quindi ha come acronimo, ad esempio, il fatto che viene chiamato DTC, e questo è l'acronimo del Diagnostic Travel Code. Che cos'è? È un codice. È composto da cosa? Da quattro oggetti, che sono a loro volta dei codici, e via dicendo. Ok? Ad esempio, regolamentato da uno standard internazionale che si chiama Tal Detali. Ma la cosa interessante qual è? È anche questa. Cioè, queste qui sono le proprietà inverse. Cioè, queste sono le proprietà, o se volete, i predicati di cui il Diagnostic Travel Code è soggetto. Quindi questo si legge. Il Diagnostic Travel Code ha come acronimo DTC. Il Diagnostic Travel Code è composto da Tal Detali. Il Diagnostic Travel Code è regolato da. Invece queste si leggono al contrario. Si leggono il DTC Helper, che è uno strumento che abbiamo creato noi, analizza il Diagnostic Travel Code e via dicendo. Allora, questo è interessante perché permette di automatizzare tutta una serie di informazioni che uno mette nel wiki. L'esempio che vi faccio è questo qua. Questi sono i tre codici che compongono il codice che abbiamo visto prima. Infatti, se vedete, sono il Suspect Parameter Number, il Failure Mode Identifier e via dicendo. E li ritrovate anche qua. Ora, in wiki la cosa che si può fare è questa, che dopo che io ho creato una pagina con queste relazioni semantiche, posso chiedere al sistema qualche cosa. Immaginatevi come se proprio interrogasse il sistema per chiedergli delle informazioni. E questa è la maniera di interrogarlo. Se vedete queste due cose qua, questa è la maniera codificata che lo scrittore di Wikipedia compone, e questo è quello che poi effettivamente l'utilizzatore di Wikipedia vede. Come potete vedere, qui ci sono le stesse due frasi che compaiono sopra, e poi qua c'è invece una struttura un po' strana. Allora, prima di tutto la struttura inizia con le due parentesi graffe e finisce con le due parentesi graffe. E inizia con un token, che viene chiamato così, che è ask, che vuol dire sto chiedendo qualche cosa. E poi ci sono due parti interessanti qua. Se vedete, dice che queste due parti qua, TOC scribage signifas. Quindi questa scrittura significa donu al mi ciuin la objectoin e la classo code. Cioè questo vuol dire restituiscimi tutti gli oggetti che appartengono alla categoria code. È come se avessi detto prima, restituiscimi tutti gli oggetti che appartengono alla categoria uomini, oppure esseri mortali. Poi dopo dico, però aspetta, di tutti questi qui, prendimi solo quelli che vanno a comporre il Diagnostic Travel Code. La seconda parte invece di questo codice, che cosa fa? Fa semplicemente, dice, ok, di tutti questi qua che alla fine sono riuscito a trovare, che cosa vuoi vedere di fatto? E qua specifica che vuole vedere la proprietà acronimo, vuole vedere la proprietà occupazione di memoria e altre cose, diciamo, che sono poco importanti. Ed è questo quello che viene fuori. Cioè io posso chiedere e il sistema mi risponde. E questo è Wikipedia. Che c'è un'enciclopedia, cioè io posso fare domande all'enciclopedia, domande che non sono mai state fatte a questa enciclopedia e che non hanno una risposta, diciamo, scritta a mano nell'enciclopedia, e l'enciclopedia, nonostante tutto, riesce a darmi una risposta nuova. Tutto perché? Perché l'enciclopedia può dedurre delle informazioni in base alla struttura semantica che abbiamo dato al tutto.
Ora, ci sono alcuni problemi che però hanno nel mondo dell'intelligenza artificiale, si sono individuati nel mondo dell'intelligenza artificiale riguardo ai sistemi simbolici. Uno dei problemi più importanti è questo qua, Nefortica sub bruai datenoi. Questo vuol dire che non sono robusti rispetto a dati che sono rumorosi. Dati rumorosi in termine tecnico semplicemente vuol dire che non sono per forza corretti. Che, ad esempio, se quando misuro la temperatura a una persona con uno dei soliti strumenti, mi dice magari 36,5. Ma è chiaro che c'è un po' di, si dice, rumore. Cioè, il sistema non è proprio perfetto, cioè magari la persona un po' si muove, quindi crea solo dell'attrito e scalda il termometro. Quindi ci sono dei fattori che non sono proprio dipendenti dalla temperatura corporea dell'uomo, ma influenzano la misurazione. Ora, i sistemi simbolici odiano le imperfezioni. Come potete capire, i sistemi simbolici vogliono essere perfetti, anelano alla perfezione, vogliono essere coerenti e sempre validi dal punto di vista logico. Eppure, questo, che da una parte è la loro potenza, dall'altra parte è anche il loro problema più importante. Un altro fatto importante è che costruire le ontologie, cioè costruire quelle descrizioni delle proprietà che ci sono tra le classi, delle proprietà che ci sono tra le proprietà, è molto difficile. Cioè noi non siamo fatti per ragionare in quella maniera logica, noi sappiamo ragionare in maniera logica. Noi siamo in grado, abbiamo creato noi la logica matematica, abbiamo creato noi Aristotele che aveva scritto per primo del sillogismo. Ma questo non vuol dire che noi siamo, diciamo, così abili nel farlo che non ci dobbiamo neanche pensare. Tutt'altro, i matematici sono matematici bravi nella prima fase della loro vita, perché pensare logicamente è faticosissimo, richiede un sacco di risorse, quindi vuol dire che non è poi così connaturato nell'essere umano. E di fatto si vede quando provate a costruire ontologie. Io ho provato a costruire un po' di ontologie, ho fatto tanti quegli errori. Per fortuna che gli strumenti per costruire le ontologie sono fatti apposta per, diciamo, aiutarvi in questa costruzione. Ma comunque è molto molto difficile. Si parla di, in alcuni casi, a seconda della complessità dell'ontologia che si vuole creare, mesi uomo. Mesi uomo. Ora, chiaramente uno si può domandare, ma perché non farle apprendere automaticamente le macchine? Sì, è una cosa a cui si pensa da un sacco di tempo, ma è tutt'altro che semplice. È veramente, veramente un lavoro molto, molto complesso. I cui risultati, per ora, ci sono dei risultati, si sta avanzando anche in quel settore lì, ma sono sempre, diciamo, abbastanza limitati e poco soddisfacenti. In più, un altro problema, che viene chiamato tecnicamente the symbol grounding problem, che è stato, diciamo, identificato all'interno più o meno negli anni 90, e forse in qualche forma addirittura molto prima. Ora, i simboli atomici, quando io dico S uguale Socrate oppure H uguale insieme degli uomini, è chiaro che per un sistema simbolico quel simbolo lì non ha nessun significato se non la relazione che lui ha con altri simboli. Però quando io dico a voi uomo, immagino che per voi abbia un significato importante, ma non solo per le relazioni che l'uomo ha con, diciamo, con altre entità, tipo con il concetto di maschio, di femmina, col concetto di animale e via dicendo, ma perché vi ricorda qualche cosa, vi ricorda voi stessi, vi ricorda qualche persona che avete vista, cioè scava all'interno della vostra memoria di percezioni che avete avuto, che sono tutto tranne che simboli. Possono diventare simboli, ma non sono simboli. E qua, ad esempio, era lo stesso discorso quello che si può fare con la parola gatto. Ora, vediamo invece i sistemi sottosimbolici, che magari ci possono aiutare in qualcuno dei problemi che abbiamo identificato dei sistemi simbolici. Allora, questi sono sicuramente quelli che sono più divertenti e, diciamo, in qualche misura non sono neanche poi molto più moderni. Sono nati più o meno nello stesso periodo in cui sono nati i sistemi simbolici, solo che hanno dovuto attendere un po' di più. Immaginate questo, che voi una deduzione, come quella su Socrate e gli uomini mortali, la potete scrivere carta e penna, ma lo strumento di percezione tipo un occhio non potrete mai descriverlo con carta e penna. È molto complicato come funziona un occhio e come funziona la percezione. E anche il concetto stesso che l'occhio, diciamo, soddisfa... Cioè io potrei costruire un occhio fatto non per forza di cellule come è fatto l'occhio vero e proprio, e che quindi soddisfi lo stesso principio astratto. Quel principio astratto sarebbe molto molto complesso. Ora,
I sistemi sottosimbolici nascono nel momento in cui... Non mi faccio leggere troppo, se no poi non mi ascoltate. Nascono nel momento in cui c'è potenza computazionale, perché la potenza computazionale permette l'espressione di questi sistemi sottosimbolici. Ed è il motivo per cui nascono negli anni 50, ma alla fine vengono, diciamo, alla ribalta negli anni 80, 90, e sicuramente nella nostra epoca l'intelligenza artificiale si identifica con i sistemi sottosimbolici, di cui vedremo un sacco di esempi. Quindi, allora, qua ci sono alcune proprietà. Allora, un discorso, ad esempio, una delle maniere di definire, ve lo tolgo perché sennò leggete, una delle maniere di definire un sistema sottosimbolico è quella di prendere un sistema simbolico e togliere una delle sue proprietà. Ad esempio, basta che prenda un sistema simbolico e gli tolgo la proprietà di essere semanticamente interpretabile in ogni sua parte. Quindi ho sempre dei simboli, sempre delle relazioni tra i simboli, ma a questo punto non riesco più a identificare semanticamente tutti i suoi simboli. Alcuni sì, magari sì, ma altri no. Ad esempio, un programma di computer è un sistema formale, sistema simbolico, che poi voi scrivete con dei simboli, ma che non tutte le sue parti hanno una rappresentazione effettiva nel mondo reale. Alcune parti sono solo descrizioni di manipolazione di simboli, e basta. E un'altra maniera, cioè, quello che poi di fatto sono le macchine, diciamo, subsimboliche, è che sono delle macchine statistiche. Che cosa vuol dire che sono delle macchine statistiche? Che di fatto all'interno hanno dei principi statistici che permettono la loro, diciamo, la loro, come dire, il fatto che loro possono essere concepiti, creati. Ad esempio, non sono perfetti. Un sistema simbolico vuole essere perfetto, come abbiamo detto prima. Un sistema sottosimbolico non è perfetto nella sua definizione. Cioè, non è che la definizione di fatto non è perfetta, ma essendo un sistema statistico, come potete già immaginare, non è preciso. Può essere molto molto preciso al punto da essere quasi perfetto, ma non perfetto. Quindi ci sono degli casus errori, vuol dire succedono degli errori. Come ad esempio quando vi dicono, ah guardate, questo test per misurare la sieropositività di una persona ha dei falsi positivi. Cioè talvolta mi dice che sei positivo al test, ma di fatto non lo sei. E può avere anche dei falsi negativi. Cioè può dirti, tu non hai la sieropositività, però di fatto ce l'hai. Ed è normale perché lo strumento è impreciso per la sua natura e di conseguenza si porta degli errori. Quegli errori si possono misurare, quello diventa la precisione statistica del sistema. G avrà già conduto gravas. Cioè, quello che importa poi di fatto è che in media ci azzecchi. Insomma, se io posso anche dire, ok, ogni tanto quando faccio un test dell'HIV effettivamente ci sbaglio, a me importa che nella maggior parte dei casi io comunque ci azzecchi. Fatemi dire, se il test è preciso al 99,9% vuol dire che una persona su 1000 sarà sfortunata, avrà un esito non reale, però almeno 999 persone hanno avuto un esito positivo. Sì, ma quello lì non è contento. Quello lì non è? Quello lì non è contento. Lo so. Lo so. Questo però poi è un problema... Non è di questo mondo. Esatto. È il sistema perfetto. Ora, chiaramente, visto che sono statistici come sistemi, la cosa interessante è che sono estas forticae con bruai da tenui. Questo vuol dire che sono robusti con dati che sono, diciamo, rumorosi, che sono inesatti. Non totalmente inesatti, perché da un dato totalmente inesatto non riesco a tirare fuori niente. Ma un dato quasi giusto, nel sistema simbolico, disastro. Nel sistema statistico, invece, è un dato che comunque ha delle informazioni all'interno che riesco a estrarre. In più, di fatto, non sono per forza necessari i simboli in un sistema subsimbolico, anche il nome stesso lo suggerisce. Posso utilizzare dei simboli e di fatto tutti gli algoritmi che rappresentano sistemi subsimbolici sono di fatto algoritmi, quindi sono cose che noi possiamo descrivere da un punto di vista simbolico. Quindi sono dei sistemi simbolici in qualche misura, ma non per forza. Cioè, tutti i sistemi sottosimbolici che possiamo immaginare contengono dei sistemi che non hanno, diciamo, dei simboli. In qualche misura la nostra percezione, il nostro, diciamo, i nostri occhi sono dei sistemi sottosimbolici, cioè non hanno dei simboli che diciamo soggiacciono al loro funzionamento. E di fatto tutti i sistemi sottosimbolici sono la base dei comportamenti automatici.
Cioè, ad esempio, quando voi guidate e guidate senza pensare e riuscite a non morire, che è una cosa che succede a quasi tutti noi, di riuscire a guidare senza morire, è una cosa impressionante. Ognuno di noi sicuramente si è almeno stupito una volta nella sua vita. Ora, in quel momento lì, non è che il nostro cervello non sta facendo niente, sta facendo un sacco di lavoro, ma lo sta facendo attraverso degli automatismi che sono, diciamo, non sta ragionando veramente, sta, tra virgolette, approssimando il ragionamento attraverso i sistemi sottosimbolici, vedremo come. Come si allena un sistema sottosimbolico? Allora, il sistema simbolico di fatto cosa fa? Siamo noi che scriviamo le informazioni oppure utilizza le induzioni per generalizzare e provare a vedere se le induzioni funzionano? Invece con sistemi sottosimbolici quello che si fa è si allenano consapevolmente. Cioè, questo esempio qua è classico. Cioè, si prendono delle immagini, ad esempio queste immagini di animali, e si mostrano a questo algoritmo, a questo sistema sottosimbolico. Ora, l'algoritmo cosa fa? Vede l'immagine, ma poi dobbiamo chiedergli di fare qualcosa. E quello che gli chiediamo di fare è, guarda, questa immagine qua rappresenta un oggetto della classe gatto. Quindi, oh, faccio attenzione, cioè, guardalo, no? Vedi se trovi qualche cosa di particolare. Poi gli faccio vedere un altro esempio e gli dico, guarda, anche questo è della classe gatto. Sono molto differenti da un punto di vista di una macchina, soprattutto per come sono fatte poi le immagini da un punto di vista digitale. Queste due immagini qua sono totalmente diverse. Per noi sembrano la stessa immagine, ci sono un sacco di caratteristiche in comune tra queste due immagini. La coda, le orecchie, insomma, il gatto di fatto. Eppure per una macchina sono molto 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 differenti. Ora, però, quello che facciamo noi è mostrare milioni di esempi, cioè milioni di esempi, letteralmente milioni, e se è possibile miliardi, se è possibile ancora di più. E soprattutto facciamo, magari gli chiediamo anche di fare qualcos'altro, non solo riconoscere i gatti, ma riconoscere ad esempio anche i cani, hundo, sempre milioni di esempi. Poi cosa succede? Questo è sbagliato il titolo, me ne sono accorto solo in ritardo. Questa è l'induzione, cioè è il momento in cui la macchina cerca di generalizzare, cioè guarda a delle foto, guarda, si rende conto che ci sono delle etichette in comune, cioè fanno parte della stessa classe, e cerca di capire qual è quella cosa in comune, qual è quella cosa che mi permette poi di generalizzare e dire, ok, sto vedendo una foto di una nuova foto e riesco a riconoscere qualcosa in questa foto. E questa è la parte di deductado, e quindi è sbagliato il titolo. Perché deductado? Perché una volta che abbiamo fatto un'induzione, indipendentemente se sia corretta o meno, cioè dopo che abbiamo fatto una generalizzazione, possiamo utilizzare la generalizzazione come una nuova regola, una nuova premessa, con cui poi possiamo fare delle deduzioni. Le deduzioni che chiediamo alla macchina sono, questa foto qui, che cosa rappresenta? E quest'altra foto qui, che cosa rappresenta? Allora, non vi spiego come si passa da far vedere queste foto a poi ottenere effettivamente una risposta, che è un po' complicato quel sistema lì. In realtà è molto molto semplice, ma un po' complicato spiegarlo perché è tutto matematicoso. Ma la cosa interessante è che ci si riesce, e ci si riesce molto molto bene. Ora, la cosa interessante qui appunto è che quello che è importante è che appunto un concetto statistico, cioè la macchina subsimbolica deve funzionare in termini statistici bene, cioè può anche sbagliare di tanto in tanto, e anche a voi è capitato, vedo con la coda dell'occhio, sono abituato ad avere gatto in casa, vedo con la coda dell'occhio un movimento, penso che sia un gatto, falso positivo, e siamo noi stessi che abbiamo concepito l'idea del gatto che sbagliamo a classificare un evento intorno a noi per gatto. Quindi anche noi sbagliamo e non ci possiamo aspettare d'altro dalle macchine, solo che le macchine, diciamo, possono diventare molto molto precise, soprattutto quando si arriva a mostrare loro milioni e milioni di esempi. Ora, un termine che sicuramente avrete sentito, non è scritto così qua, è presentato come profunda Lernado, e diciamo che da un po' di anni che viene fuori, in particolare dal 2006, che viene fuori questo termine in inglese, che è un termine tecnico che si chiama deep learning, cioè appunto apprendimento profondo. Deep learning è, diciamo, è venuto alla ribalta perché con alcuni accorgimenti che sono stati scoperti, diciamo, nei primi anni del 2000, si sono riusciti a fare delle cose che prima non si riuscivano a fare con le reti neurali. Cioè, quando sentite parlare di deep learning, cioè di profondo allenato, di fatto dovete immaginarvi sempre reti neurali. Reti neurali più o meno l'avete probabilmente sentito un po' tutti, sono dei sistemi appunto sottosimbolici che sono stati inventati addirittura negli anni 50
guardando indicativamente come funzionava il cervello, cioè infatti reti neurali sono proprio quelle, cioè delle reti i cui nodi sono di fatto delle semplificazioni dei neuroni, e il legame tra due neuroni di queste reti sono di fatto quello che permette ai neuroni di interagire tra di loro. Voi avete miliardi di neuroni nel vostro cervello che interagiscono. Ora, le reti neurali sono diventati il sistema sottosimbolico più potente che abbiamo mai conosciuto. Veramente si stanno raggiungendo dei limiti che sono impressionanti, dei limiti che sono sovrumani. Cioè ci sono tante attività che ormai le macchine, cioè le reti neurali, riescono a fare molto meglio di qualsiasi altro uomo che sia mai esistito. E come vi ho detto prima, sono vaga ispirata alla play simplified cervei strutturoi, perché di fatto sono molto differenti da come funziona un cervello vero e proprio, però indicativamente negli anni 50, quando si sapeva ben poco di come funziona il cervello, quello hanno tirato fuori, e di fatto quello ci è rimasto, ed è incredibile come un concetto semplice degli anni 50, più di 50 anni dopo, continui a essere vivo ed essere potente al punto tale che abbiamo aziende come Google, Facebook, IBM, Microsoft, bla 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 bla, che lo utilizzano per farci un sacco di soldi e darci un sacco di servizi. Comunque non era una critica. E le reti neurali hanno una grandissima potenza di apprendimento, che viene indicativamente da tre cose. Primo, sono degli approssimatori universali. Per approssimatore universale è un termine tecnico ben preciso, vuol dire una struttura che in qualche maniera può approssimare, cioè diventare molto molto simile a qualsiasi funzione che voi possiate mai immaginare. Qualsiasi funzione che voi possiate scrivere e calcolare, di fatto può essere approssimata da una rete neurale. Le reti neurali non sono gli unici approssimatori universali che conosciamo, però sono tra quelli, diciamo, che ci sono stati più utili, perché hanno delle caratteristiche, diciamo, comode. Un altro aspetto molto interessante che dà alle reti neurali molta potenza è la grandissima quantità di dati che abbiamo a disposizione oggi. Cioè abbiamo registrato milioni di documenti, cioè tutti i documenti che... Immaginate questo, che tutti i documenti che sono stati mai prodotti nella storia sono una frazione microscopica dei documenti che sono stati prodotti nel Novecento. E per come stiamo andando avanti a produrre documenti, immaginate, i siti web sono di fatto poi dei documenti, no? I PDF, qualsiasi altra cosa, di fatto sono quelli prodotti dal 2000 in poi, sono la gran parte dei documenti che abbiamo mai prodotto come esseri umani. Cioè, quindi immaginate quanti documenti stiamo producendo. Immaginate un'altra cosa ovvia che ve l'avranno ripetuto migliaia di volte: le foto che stiamo producendo. Cioè, ognuno di noi con un telefonino produce una quantità di foto spaventosa. Se fate un video, ne producete 24 foto al secondo. Perché i video sono 24 foto al secondo, indicativamente. Quindi immaginate quanta quantità di video che stiamo producendo. E quindi posso far vedere alla mia macchina un sacco di esempi. E come tutte le macchine statistiche, più esempi ho, più diventano raffinate. E riescono a essere molto molto precise. Cioè ridurre il numero di errori, cioè di falsi positivi e falsi negativi. Un altro aspetto che ha reso le reti neurali così potenti rispetto ad altri paradigmi è il fatto che sono strutturalmente molto molto flessibili. Cioè io posso prendere queste reti neurali, imporre delle relazioni al loro interno, imporre dei limiti, dire: ah, aspetta, questa informazione deve prima passare così, poi deve passare cos'ha, e queste relazioni possono anche essere ricorsive. Posso fare tutto come mi pare. Sono molto molto flessibili, e con altre strutture non si riesce. Che ha permesso la creazione di alcune strutture in particolare. Cioè, queste due strutture qua sono molto molto famose adesso, perché sono alla base di tutti, diciamo, gli strumenti di deep learning che vedete e che non vedete, ma ci sono nei vostri strumenti, tipo tutti, cioè Gmail, che è la posta di Google, il riconoscimento visivo di Facebook delle facce, tutti basati su questi sistemi qua. Quando io prendo il cellulare e dico al mio cellulare: mostrami una foto di Michael Jackson, e il mio cellulare mi risponde con una foto di Michael Jackson, c'è questa rete qua che lavora lì sotto per riconoscere la vostra voce. Tutti voi, forse i più in là con l'età, si ricordano di quanto questa era una promessa antica, che le macchine avrebbero dovuto riconoscere la nostra voce. Fino a pochi anni fa sembrava ancora una cosa noiosissima, perché si parlava, poi c'era qualcuno che parlava mentre io parlavo, e la macchina non capiva niente, oppure capiva una parola per un'altra, insomma era noiosissimo.
ma adesso stanno diventando impressionanti. Io posso parlare in macchina mentre qualcuno mi sta parlando e il sistema mi riconosce la mia voce. Fanno degli errori, ma anche noi li facciamo quando parliamo uno con l'altro. Queste sono le long short term memories, che sarebbero le memorie a breve termine, e sono utilizzate, sono delle strutture ricorsive particolari, sono sempre reti neurali, che permettono di analizzare i segnali audio, quindi appunto la vostra voce, ad esempio, oppure analizzare flussi linguistici, cioè le posso utilizzare per guardare a dei testi e imparare qualcosa da quei testi. E invece queste qua sono le convolutional neural networks. Le convolutional neural networks, cioè OCNN, sono state inventate negli anni 90 da un ricercatore di origini francesi, Lecun, e sono fantastiche perché di fatto hanno risolto il problema della visione delle macchine. Cioè, con queste strutture qua le macchine riescono a vedere e riescono a riconoscere praticamente tutti gli oggetti che noi stessi riusciamo a riconoscere. Cioè, impressionante. Negli anni 90 questa cosa qui era ancora nella sua infanzia, non c'erano abbastanza dati. Adesso ne vediamo l'utilizzo, dopo ne vedrete qualche esempio, e sono semplicemente stupefacenti. Questi sono gli esempi, vediamo gli esempi che sono più divertenti. Allora, questi pazzi qua di Stanford, almeno l'esempio che mi ricordo io, i primi che l'hanno provato, i primi che hanno dimostrato alcune cose di questo esempio in particolare, erano di Stanford. Poi non mi ricordo se la sorgente, che tra l'altro vi ho linkato, quindi quando vedete la presentazione potete cliccare e vedere la fonte originale, hanno pensato questa cosa veramente buffa. Cioè, io prendo una foto, tipo questa, le tolgo il colore, la faccio diventare in bianco e nero, e poi cerco di insegnare alla mia rete neurale a colorarla. Cioè, esattamente come prima facevo vedere la foto del gatto alla mia rete neurale e gli dicevo, guarda che questo qui è un gatto. Poi gli faccio vedere un'altra foto di un gatto e dicevo, guarda che questo qui è un gatto. Adesso cosa faccio? Gli faccio vedere una foto bianco e nero e gli dico, guarda che la versione a colori è questa. Gli faccio vedere un'altra foto in bianco e nero e gli dico, guarda che la versione a colori è questa. E piano piano la mia rete impara a colorare le immagini. E questi sono esempi di colorazione di immagini. Ah. Cioè, questa è l'immagine fatta dalla rete, questa è l'immagine che la rete ha prodotto. Questi sono tutti esempi. Letteralmente impressionante. È una roba che, di fatto, questa cosa qua non riesce a farlo neanche un essere umano. A questo livello di precisione non riesce a farlo neanche un essere umano. E il gruppo di Stanford, la cosa che aveva fatto vedere, mi spiace di non avere quel grafico dietro, tra l'altro è facile trovarlo, quindi se cercate appunto colorare foto con reti neurali Stanford lo trovate subito, era che la qualità nel riprodurre questi colori dipendeva strettamente dal numero di immagini che io facevo vedere nella fase di apprendimento alla rete neurale. Più immagini, più qualità, fino al punto di essere praticamente perfetto. Altro esempio divertente, questo è un esempio forse più familiare per alcuni di voi, cioè Google Translate, ai giorni nostri, riesce a fare una cosa impressionante, cioè riesce a mettere insieme due strumenti. Da una parte riesce a mettere il riconoscimento visivo, cioè io gli faccio vedere un'immagine e lui mi riconosce le lettere di questa immagine, che è una roba impressionante. No? Riconosce? Le lettere che ci sono all'interno dell'immagine. Riesce a riconoscere, infatti, il passaggio da questa a questa immagine è proprio il fatto che riesce a circondare, come far vedere che riesce a capire dove sono le lettere. Sì. Riesce a estrarre di fatto le lettere e quindi le parole che sono scritte all'interno delle immagini. E chiaramente una volta che è riuscito a estrarre queste parole, la cosa che fa è applica quell'altro algoritmo che serve per leggere i flussi linguistici e le traduce. E quelli sono i risultati. Cioè addirittura poi loro cercano di essere anche raffinati, quindi riescono a mettere la traduzione all'interno dell'immagine originale. Vabbè, ma queste diciamo sono più, diciamo, abbellimenti. Ma il concetto interessante qui qual è? È che ho un'immagine, la macchina riesce a capire delle informazioni al suo interno esattamente come capiscono gli uomini, o meglio, diciamo che in una forma che è simile a come riesce a fare un essere umano, e poi riesce pure a tradurlo. Altro esempio. Questo invece è quello che viene chiamato bildo classificado, cioè io prendo un'immagine che contiene un oggetto, cioè l'oggetto più importante dell'immagine, e mi aspetto che la mia macchina sia in grado di dirmi qual è quell'oggetto. Ok? È un po' quello l'esempio che abbiamo fatto prima del gatto, no? Quindi c'è un oggetto principale è del gatto piuttosto che il cane. Qui in realtà, diciamo, le classifiche moderne, i challenge che si fanno nell'era moderna contengono migliaia di classi, non cane e gatto, letteralmente migliaia di classi. Ora, qui vedete questo, l'immagine, e poi di fatto, questo è preso proprio dall'articolo che aveva pubblicato questo, su questa ricerca, e qui vi fanno vedere praticamente
le classi più probabili che, che l'algoritmo pensa che ci siano, che vengano rappresentate da questa foto. Cioè, l'algoritmo cosa fa? Di tutte le migliaia di classi possibili vi dice: ah, guarda, questa qua per me è la più probabile, questa è un po' meno, questa è un po' meno, questa è un po' meno, via dicendo. E quindi ne visualizziamo 5. E come potete vedere, talvolta può essere un po', diciamo, un po' in dubbio su quale sia quella vera e propria, però di fatto in generale ci azzecca, ci sono anche degli errori madornali. Cioè, è stato famoso un po' di tempo fa, se non mi ricordo male, Google stesso, no? Non mi ricordo bene quale società comunque di queste grandi, aveva classificato nelle foto personali di alcune persone che erano di pelle nera, aveva classificati come bonobo. Cioè, quindi li aveva scambiati per delle scimmie, no? Con lo stesso colore di pelle. Ed è stato un errore madornale che nella nostra società è quello che diceva lei prima. Cioè, sono quegli errori statistici che però hanno talvolta un peso molto, molto più importante della loro variazione scientifica. E allora lì bisogna essere molto, molto accurati, bisogna cercare di evitare questi errori osceni, però poi di fatto ci riescono, perché basta far vedere un sacco di esempi e la macchina impara. Qui semplicemente facciamo vedere una cosa in particolare. Queste sono, diciamo, alcune delle immagini del test, perché tipicamente le immagini si suddividono in due insiemi: le immagini che utilizzo per allenare la macchina e poi delle immagini che utilizzo per testare una macchina che non siano mai, che la macchina non abbia mai visto, se no sarebbe come fare un trucco, no? E queste cosa hanno cercato? Hanno detto: ok, questa era un'immagine di test, cerco tutte le immagini che ha visto nell'insieme di allenamento la macchina per vedere quali sono le più simili. E quello che vedete è che effettivamente sono abbastanza simili a quella che poi era nel test, ma non così tanto. Cioè, la macchina è riuscita a generalizzare abbastanza bene. Ora, un altro esempio che va sempre in quest'ottica qui è quella di dire: ok, un'immagine può avere anche più di un oggetto al suo interno. Quindi vediamo se riusciamo a farglielo riconoscere. Questo è uno di quegli esempi, diciamo, un esempio delle cose che riescono a fare effettivamente adesso questi sistemi, effettivamente a riconoscere alcune parti. Queste sono chiaramente sottoparti abbastanza grandi, perché potrebbero esserci gli occhi, potrebbero esserci il naso, i peli, via dicendo, da riconoscere. Però questi sono i primi esempi. E sicuramente adesso troverete un sacco di esempi su internet dove scendono addirittura più nel dettaglio. Quindi immaginate macchine che riescono a cogliere i dettagli di un'immagine. Questo è un esempio buffo di un po' di anni fa, in realtà. Un ricercatore molto molto bravo, Alex Graves, che diciamo, ha fatto una tesi su quelle reti neurali che si chiamano long short-term memories, che servono per analizzare i flussi linguistici. E loro hanno fatto un'altra cosa buffa, un po' come era buffa quella delle colorare immagini. Cioè, loro hanno fatto vedere delle scritte a mano di persone che avevano chiaramente diverse stili di scrittura, e poi semplicemente hanno utilizzato queste macchine per generare scritte con gli stili delle persone che avevano creato gli esempi. Quindi cosa è successo qua? Questa scritta qua l'ho fatta generare io. C'è il sito, potete poi andare quando avrete la presentazione, cliccate qua. Si apre questo sito in cui scrivete qualche cosa proprio con la tastiera. Io ho scritto Artefarita, Intelligentezza e Sastra Interessa. E lui praticamente potete scegliere il genere di scrittura, di stile calligrafico, e di fatto il sistema poi genera degli esempi L'ha fatto calligrafici. lui. L'ha fatto lui. Potete, io vi sfido, andate qua. È un sito ormai relativamente vecchio nell'ambito della velocità con cui si evolvono i sistemi informatici, quindi ha qualche anno, ed è un po' bruttino, però è bellissimo. Cioè, vedete lì, potete vedere questa macchina che vi genera della scrittura calligrafica. Quindi, per dire, la variabilità con cui queste macchine sottosimboliche riescono a produrre comportamenti che assomigliano a comportamenti umani. Questa è un'altra cosa meravigliosa che mi sembra che abbia non più di 2 anni. Posso sbagliarmi, più o meno un anno. Cioè, io praticamente mostro delle immagini alla mia rete neurale e la mia rete neurale mi risponde con una descrizione semplice che rappresenta quello che si vede nell'immagine. Cioè io non riesco a leggere. Ad esempio qua dice: Man in black shirt is playing guitar. Quindi un uomo con la maglia nera sta suonando la chitarra. Oppure, che ne so, un cane bianco e nero salta sopra una barra. Cioè, qui come funziona? Io prendo esempi di immagini descritte a mano da qualcuno, le mostro alla mia macchina, quindi come facevamo prima, no? Cane, classe,
e immagine nera, immagine bianca e nera, immagine a colori, e qua immagine e descrizione. E le nostre macchine riescono a capire come mettere quelle due cose insieme, al punto tale che quando io gli faccio vedere un'immagine che non ho mai visto, mi sa produrre delle descrizioni. Chiaramente anche qua ci sono degli errori madornali talvolta, però ci si sta arrivando. Ci si sta arrivando. E cosa interessante è che qua si mettono insieme le due reti che avete visto prima. Cioè la rete che è CNN, cioè Convolutional Neural Network, che analizza le immagini, con le long short memories che analizzano i flussi linguistici. Immaginate nel vostro cervello che i cinque sensi collaborano continuamente. Cioè io quando sento una persona e la riconosco, come potrei riconoscere il professore qua davanti a me, la riconosco perché ne riconosco le immagini, la riconosco perché ne riconosco il suono della voce e riconosco la persona per il comportamento. Probabilmente il professore potrebbe avere anche un'immagine differente, una voce differente, eppure questa persona qua avrà lo stesso comportamento però, e io potrei iniziare a ricordarmi il professore. E questo è interessante perché mette insieme diverse strutture del cervello, quindi la parte di percezione visiva, la parte di percezione uditiva e la parte della memoria a lungo termine e dell'analisi del comportamento, cioè di dinamiche temporali, che è proprio quello che tipicamente fa una memoria a lungo termine. Ora, questo è un esempio, e questo è un esempio di generazione di suoni che non so se riusciremo a sentire per bene. Allora, cosa succede? Si vede una persona che batte, fanno vedere, insomma, a queste reti neurali dei video in cui si vede una persona che batte con una bacchetta su diversi oggetti che suonano in maniera differente. E si chiede alla rete neurale di capire qual è il suono associato a ogni oggetto. Cioè, quando io poi faccio vedere un nuovo video alla rete neurale, video che non ha audio, la rete neurale mi deve produrre l'audio di quel video. Ok? Questa roba allucinante qua. Adesso proviamo a sentire, se non si sente, mi spiace, poi quando avrete la presentazione potrete vedere su YouTube, si trova sta roba. Materials make distinctive sounds when you hit and scratch them. These sounds can tell us how objects behave when we physically interact with them. They can convey whether an object. Quindi qua sta facendo ancora vedere esempi. Non so se sentite la differenza dei suoni. Consider the material understanding task of predicting what sounds of information you hit. We give an output. Vedete qua, gli danno un video praticamente senza suono e gli chiedono di predire quello lì sono le onde sonore predette dalla macchina. Adesso vi fa vedere cosa produce la macchina. Questo sta dicendo di fatto sempre la stessa cosa. Questo è l'input, cioè delle immagini senza suono, e cerca di produrre praticamente degli audio che rispecchino la dinamica, il tempo e l'oggetto su cui batte la bacchetta. Questi sono quelli predetti. Io vi lascio solo provare a immaginare. Che cosa, cioè, veramente è un periodo in cui si sta provando a fare di tutto. Chiaramente questa roba qui probabilmente è inutile nella maggior parte, diciamo, delle situazioni che abbiamo oggi, poi magari sarà utile domani. Però immaginatevi, sono anche solo prove di forza in cui si dice, guardate, le reti neurali possono fare anche questo, guardate, le reti neurali possono fare anche quell'altro. E diciamo, si arriva alla speranza che prima o poi possiamo mettere tutti i pezzi insieme e creare magari qualcosa di un po' più complicato. Ora quello che vedete è un esempio molto famoso, forse i più giovani l'hanno visto perché nei social media si trova tantissimo. Sono un gruppo di un'azienda londinese che annoverano circa 200 tra i migliori ricercatori nell'ambito dell'intelligenza artificiale, il gruppo si chiama DeepMind e sono, diciamo, sono diventati famosi per tanti motivi. Uno tra i motivi è quello che hanno insegnato alle macchine a giocare a videogiochi, videogiochi in particolare Atari degli anni, se non mi ricordo male, 70-80. E qui vi fa vedere la macchina che sta giocando a questo videogioco. Una precisazione, la macchina guarda il flusso video, cioè la macchina sta guardando l'immagine esattamente come potremmo vederla noi,
e ha a disposizione i comandi esattamente come potremmo averli noi. Non c'è un robot che effettivamente tocca la tastiera, ma di fatto le operazioni che può fare sono andare a sinistra, andare a destra. Okay? Quindi cercano di simulare esattamente come farebbe un uomo la giocata. E quando vedete 100 episodi di training, vuol dire che praticamente la macchina è stata allenata un centinaio di volte, e le volte sono praticamente ogni... Quante volte ho fatto giocare la macchina al gioco, intuitivamente? Più volte faccio giocare la macchina al gioco, più la macchina diventa brava a giocare. Quindi all'inizio vedrete una macchina così così, molto semplice, quasi come un bambino, dopo diventa molto brava. Ah, scusate. Vedete qua sbaglia, sta stranamente da una parte, sta in mezzo, sembra quasi un po' confuso su quello che deve fare. Il doppio di allenamento già produce una macchina che inizia a muoversi, è già un po' più nervosa di prima, e se vedete inizia già a azzeccarci un po' di più. Questa macchina sta già diventando brava, ed è 4 volte tanto l'allenamento iniziale. Guardate che roba. Cioè qua già sta... Per certi versi è simile a alcune persone che giocano questo gioco. 6 volte tanto quello che ha visto, diciamo, si è allenata all'inizio, quello che riesce a capire è questa strategia qua. Cioè, se io riesco a mandare la sfera lì, sono a posto. Ok? E questo è divertente perché è una strategia abbastanza semplice perché questo sistema riesca a percepirla, ma la percepisce. Stiamo parlando di una macchina che si è allenata a vedere qualche migliaio di volte questo gioco. Cioè, questi sono i livelli che si stanno raggiungendo. E questo è già un esempio di qualche anno fa, di fatto. E diciamo che adesso ci sono dei sistemi in cui... Avete presente, forse avete visto o avete giocato personalmente con gli sparatutto, cioè quegli ambienti tridimensionali in cui si gioca col mouse e con la tastiera o con le console, in cui c'è un essere che ha in genere sempre una pistola in mano e ammazza cristiani a destra e manca, o mostri o quel che siano. Ora, adesso ci si sta sfidando a muoversi all'interno di quei sistemi lì, cioè c'è una macchina che guarda la stessa immagine che vedreste voi e cerca di giocare e con la propria intelligenza a risolvere problemi. Questa è una roba impressionante perché si avvicina a quello che fa un essere, quello che dovrebbe fare un androide nel mondo reale, cioè muoversi in un ambiente tridimensionale, cercare di raggiungere gli obiettivi essendo il più efficiente possibile. Una delle cose che probabilmente anche questa avete sentito è AlphaGo, di cui qua il nome si intravede qua. Praticamente AlphaGo è uno strumento creato sempre da questa azienda, DeepMind, che è stata comprata con dei costi impressionanti da Google qualche anno fa, e praticamente sono diventati talmente bravi a far giocare le macchine a certi giochi che hanno sfidato il campione mondiale di un gioco che si chiama Go. Forse alcuni di voi lo conoscono. Go è un gioco che ha migliaia di anni, di origine orientale. È un gioco molto semplice in termini di regole. Cioè, le regole sono molto più semplici degli scacchi occidentali. E funziona un po' come gli scacchi, vedete, c'è una tavola, ci sono delle pedine bianche e nere, ma le pedine sono tutte uguali, hanno tutte la stessa funzione, e ripeto, le regole per giocarci sono molto semplici, ma il gioco è molto complesso, al punto tale che ogni volta che voi guardate la tabella con le pietre disposte in una certa maniera, il numero di possibilità che ci sono di muovere una pietra all'interno di quello sistema lì è spaventosamente più alto degli scacchi, che già ha un numero di possibilità gigantesche. Tant'è che fino a poco tempo fa non si riusciva a creare un algoritmo che riuscisse a risolvere questo problema, cioè a essere più bravi degli esseri umani. Sapete tutti Kasparov negli anni 90, che è stato battuto per la prima volta da un computer di IBM a giocare a scacchi. Ora lì il computer di IBM chiaramente era stato disegnato molto bene, nulla da togliere all'IBM, anzi sono sempre stati grandiosi. Però diciamo che AlphaGo funziona in maniera un po' diversa. Ha prima di tutto una rete neurale che guarda agli scacchi, con la CNN di cui abbiamo parlato prima che guardava le immagini. Ok? E poi c'ha tutti degli altri sistemi per cercare di capire ogni volta che faccio un movimento quanto ci sto guadagnando, quanto quel movimento è buono a livello del punteggio finale. Quindi guarda alla scacchiera esattamente come guarderebbe un essere umano. Ed è questa la grossa novità rispetto agli scacchi e la vincita di IBM. IBM di fatto aveva una struttura molto astratta con cui analizzare
la scacchiera. Invece le reti neurali e DeepMind con AlphaGo è riuscito ad arrivare a qualcosa di molto più vicino agli esseri umani. A tal punto che appunto si riesce, col sistema che ha utilizzato IBM per Kasparov, non si riusciva a fare niente su questo gioco. Niente. Ma, come succede già per gli scacchi, i giocatori professionisti riconoscono riconoscono degli schemi, dei pattern all'interno della scacchiera. Quindi qual è stata l'idea? Utilizziamo una rete neurale che sa guardare, che sa vedere se riesce a riconoscere dei pattern e poi in qualche maniera riusciamo ad attribuire a questi pattern un valore positivo o negativo. Sono riusciti a batterlo, chiaramente, 3 volte su 3. Tre volte su 3 da un punto di vista statistico è pochissimo, non vuol dire quasi niente, ma hanno battuto già il campione, un campione coreano che era uno tra i migliori campioni del mondo, e poi il ragazzo giovane qua sulla sinistra era il campione attuale mondiale cinese, infatti questo è ambientato in Cina. Ora, problemi dei sistemi sottosimbolici, perché sono macchine fantastiche, ma anche loro hanno dei problemi, hanno dei limiti. Allora, primo problema. Hanno bisogno di tantissimi dati. E questo è un problema, perché non sempre abbiamo a disposizione tutti questi dati. È vero che ne stiamo producendo tantissimi, ma in alcuni settori e non in altri. Cioè, ad esempio, produciamo immagini della nostra vita quotidiana in continuazione, ma ad esempio io lavoro in un settore in cui si fanno analisi dati, ad esempio di dati meteorologici, ad esempio di centraline ARPA costano un sacco di soldi, e quindi diciamo che producono un sacco di dati, ma non poi così tanto come uno vorrebbe. E quindi diciamo che una macchina che ha bisogno di così tanti dati per capire qualcosa è un problema, è veramente un problema. Ok, sì, ma sono arrivato alla fine. E hanno bisogno di una grandissima quantità, potenza di calcolo, è una, diciamo, una soluzione parziale sono le schede grafiche moderne che ci aiutano a fare questo tipo di calcoli. Tutt'altro facile che allenarle, quello che avete visto è l'edulcorazione dei risultati, ma di fatto poi per allenarle ci vogliono gente specializzata a fare solo quello, come succede in tante altre questioni. E in più c'è una cosa speciale, cioè il fatto che le strutture che hanno più successo sono specializzate. Cioè sono quelle reti neurali per la vista, quelle reti neurali per l'audio, quelle reti neurali per i sistemi linguistici. Non è ancora un sistema abbastanza universale da poter fare tutto senza problemi. E questo è un discorso che rientra nel gioco che avete visto di Atari, quello con i mattoncini. È vero che riescono a fare dei piccoli ragionamenti, queste reti, ma non poi così grandi. Se guardate tra i giochi Atari, ce ne sono alcuni che hanno bisogno un po' più di strategia per essere vinti con efficienza, e le reti non ci riescono. Perché non hanno, le reti di fatto non hanno memoria. Le reti neurali non hanno memoria. Cioè loro sono delle macchine a reazione. Cioè è come una reazione che io ho quando mi spavento. Il mio corpo fa tutta una serie di movimenti complessi e intelligenti, perché mi tiene in piedi, mi fa arretrare, mi fa mantenere la percezione su quello che sto vedendo. Quindi è una macchina di una complessità incredibile, di un'intelligenza impressionante. Ma in quel momento lì non c'è ragionamento. In alcuni casi, in alcuni settori, il ragionamento è fondamentale per ottenere dei risultati. Infatti è quello che ho appena detto. E ora, questo è l'ultimo risultato che vi faccio vedere. Cioè dei primi esempi in cui si cerca di mettere diciamo un po' più di ragione insieme e simulare il ragionamento sempre con delle reti neurali. E questi, quello che hanno fatto è questo, cioè tipicamente una domanda, diciamo, che non richiede molto ragionamento è come la prima, cioè che forma ha l'oggetto che nell'immagine che è grigio. Cioè io praticamente devo guardare l'immagine e capire che mi sta parlando di questo oggetto qui, è semplicemente dire la forma. Ok, semplice, grigio, e i sistemi ci riescono. Questi sono i risultati in termini di probabilità di riuscita, quindi 1 vuol dire 100%, di rispondere a questo tipo di domande. Ma se io vado in questa tipologia di domande, che richiedono una capacità di ragionamento un po' più alta, le prestazioni iniziano a diminuire. Cioè, io chiedo, qual è la forma dell'oggetto che è più lontano dall'oggetto grigio? Comincia a mettere in crisi anche le persone. Così. Esatto, così facciamo già fatica noi a capire di cosa sta parlando. Potete pensare alla macchina. Allora, quello che riuscivano a fare prima, sempre con un sistema che guarda questa immagine, un sistema che cerca di
di guarda questa, diciamo, alle risposte, cerca di capire come passare dalle domande alle risposte, e i risultati sono quella barretta blu che si vede lì a destra, che arrivano, se vedete la barretta blu, più o meno tra i 0,5 e i 0,6. Vuol dire che ne sbagliava uno ogni due. Cioè vuol dire che per qualche misura riusciva a essere un po' più bravo di proprio buttarla a caso, sicuramente, ma non soddisfacente. Un essere umano, se si impegna, riesce a dare il 100% su queste cose qua. Ma hanno simulato il ragionamento con una rete neurale ed è il risultato giallo che vedete lì. È il risultato giallo. Cioè hanno preso una rete neurale, l'hanno costretta con alcune forme, cioè hanno creato una rete neurale specializzata per alcune forme di ragionamento, e i risultati iniziano a diventare molto molto alti, cioè intorno al 90%. Questa è la struttura, non ve la sto a spiegare più di tanto, ma è solo per farvi vedere della complessità del sistema. L'immagine, una rete, la LSTM, che guarda al flusso linguistico una parola per volta, la CNN che analizza l'immagine e ne dà una rappresentazione complessa, e poi questa RN, che è tipo qualcosa tipo relational network, che simula le relazioni che ci sono tra due oggetti alla volta. Cioè le passi due oggetti e cerca di capire qual è la relazione tra questi due oggetti. Tipo ad esempio la relazione di vicinanza o lontananza. E i risultati sono impressionanti. Paper del 2017, si parla di qualche giorno fa. Quindi questo è proprio un risultato fresco, 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 fresco. Domande per il futuro, e qua vi lascio. Esistono limiti alla quantità di dati che possiamo far vedere a una macchina sperando di ottenere risultati migliori? Esistono limiti, cioè limiti di quantità di dati? No, a meno fisici, perché non possiamo scrivere tutta la Terra, cioè dati su tutta la Terra. Però la domanda è: se io continuo a aumentare il numero di dati, i miei algoritmi migliorano sempre di più, o c'è un limite al miglioramento? E quindi bisogna cambiare paradigma per riuscire a migliorare. Altra domanda. Queste sono domande a cui io non ho risposta e a cui penso che in generale non si abbia risposta. Dobbiamo per forza creare un algoritmo che possa produrre delle ontologie, cioè dei sistemi simbolici? Abbiamo per forza bisogno di questi sistemi per poter ragionare? Cioè la nostra mente chiaramente ragiona molto su quello. Quando c'è una persona specializzata in un ambito, tipicamente ha una mente molto capace di ragionare in quell'ambito lì. Ma è anche vero che talvolta quei ragionamenti molto specializzati sono quasi automatizzati ormai per quella persona. Quindi la domanda rimane: serve effettivamente un ragionamento simbolico o no? O si può sempre simulare? Altra domanda: perché l'essere umano è capace a ragionare? Questa è una domanda interessante. Ok, lo sappiamo fare, ma non siamo così bravi a farlo. È parzialmente connaturato, ma non totalmente. Perché? Perché sappiamo ragionare? A cosa serve la nostra intelligenza ragionare? Perché l'evoluzione ha portato l'uomo a saper ragionare? Se in tante cose possiamo farle senza ragionare, guardate agli animali, hanno delle forme di ragionamento veramente, veramente microscopiche, eppure riescono a vivere. Quindi perché l'essere umano ha questa cosa qua? Ultima domanda, e questo che chiaramente riassume quello che abbiamo già fatto prima, di fatto, il ragionamento logico è effettivamente necessario per l'intelligenza generalizzata? Non si sa, non si sa, non si sa. Vedremo in futuro che cosa verrà fuori. Io vi ringrazio con questo. La prossima lezione. Tanto non si smentisce mai, non si smentisce mai.